ultimamente, in questi due anni, questo fanatrofio ha avuto un'altra immagine. Cioè, tante persone hanno capito che questa è una casa di bambini. E dunque, come questa mattina, dopo la messa, sono uscito, sono venuto qua, ho trovato questa signora con questi due figli. Ecco, e poi avevano una lettera dalla corte, dal magistrato, in cui vogliono, cioè è possibile, questo vanatrofio dà appoggio a questa bambina. Allora, questa lettera dice tutto. Secondo questa lettera, si chiama Sharon, lei ha 5 anni, e poi l'altra si chiama Chris, ha 7 anni. Ha 7 anni, Sharon? Magdalena? Etano, tu? Awena Magdalena? Aina 7. E poi, secondo questa lettera, mi dicono che la nonna che è presente qua, e quando il suo marito è morto, lei ha 10, e qua lei ha fatto mostrare questa carta. Tutte le persone con la 10 viene dato questo documento, così devono sapere quando devono andare a prendere medicine. Dunque, quando il marito è morto, è stato cacciato via, ma cacciato via con questi due figli di sua figlia, che è anche morto. Dunque, mi ha detto quello che non so, cioè loro sono positivi o no, perché non c'è un certificato per quello. Ecco, sto dicendo che ultimamente i popoli, le persone intorno a questa parte hanno saputo qui c'è un appoggio per il tipo di questo bambino. Perché lei viene da 40 km da qui, è un po' lontano. Allora ogni tanto vengono tipo di questi bambini. Il governo non ci aiuta in qualsiasi maniera. Solo scrivere una lettera di genere di chiedere favore, cioè loro non che mi comandano a prendere i bambini, no. Queste dicono per favore può prendere. Ma quando vengono a noi qua, io non mi sento mandarli via, mandarli. Allora vengono qui, chiamo la Giuliana di dire vabbè abbiamo questa è la casa, come possiamo fare? E lei fino adesso, per grazia di Dio, sempre trovano qualcuno che aiuto. Qualcuno qualche volta, ma è difficile perché abbiamo tanti bambini adesso che sono venuti qui che hanno nessuno. Allora mangiano un po' quello che altri mangiano, ma questo è proprio un problema grosso. Io credo in divina provvidenza, perché bambini come questa, non è che io posso dire adesso voi adattonate. Dico va bene, venite. Cosa mangiamo? I vestiti, vedi? Non hanno venuto con solo questi vestiti che hanno. E poi qui io, noi qua dobbiamo dare tutto, tranne divisi, ma proprio tutto, eh. E allora, ma fino adesso la divina provvidenza è sempre stata con noi.